newduscia.it, in questo caso anche in collaborazione con Teleradio Orte, torna a parlare con il presidente della provincia Marcello Meroi. Parliamo subito della conferenza stampa che si è svolta qualche giorno fa, in cui erano presenti quasi tutti gli assessori. Qual è il punto della situazione? Il punto è un controllo e una verifica dei conti economici dell'amministrazione provinciale, la necessità di fare delle valutazioni attente, quella di tagliare molti costi eccessivi e di fatto inutili, il riaccorpamento di alcuni servizi, il controllo sulla gestione dei mezzi dell'amministrazione, sulla gestione del personale, ovviamente in accordo con le organizzazioni sindacali, e un progetto e un programma di massima per i primi 3 mesi per dare delle risposte comunque importanti fin dall'inizio. Il tema dei temi in questi giorni sono stati appunto i precari, i 44 se non sbaglio, che sono stati dalla precedente amministrazione confermati. C'è un problema anche di fondi che sono stati stornati dalle opere pubbliche. Come vi state muovendo per risolvere il problema? Allora, per la verità i precari sono 50, non sono stati confermati, quasi, cioè ha ragione quello che lei afferma, nel senso che molti sono stati confermati, molti sono stati inseriti ex novo. Voglio essere subito chiaro, non c'è nessuna volontà persecutoria nei confronti di alcuno, soprattutto di giovani che sono in cerca di lavoro. Quello che necessariamente dobbiamo evitare è che possa esistere un canale privilegiato, che non può assolutamente esistere ovviamente nel pubblico, ma soprattutto che, trattando di ente pubblico, l'ente pubblico abbia ovviamente la necessità di dare un servizio, e questo servizio deve essere dato a costi di efficienza e di efficacia. Quindi una valutazione complessiva che faremo sulla collocazione di questi precari e sulla possibilità anche di confermarli. Devo dire, senza fare polemica, che non capisco perché nei 5 anni precedenti tutti questi precari non siano stati in nessuna maniera stabilizzati, se così importante era questa problematica. Ma d'altra parte qualcuno si rende conto che le problematiche sono importanti quando passa dalla maggioranza all'opposizione. Detto questo, cerchiamo ovviamente in tutti i modi di dare delle risposte positive, di non penalizzare nessuno, ma di rendere un servizio efficiente ai cittadini, perché noi operiamo con finanziamenti presi dalle tasche dei cittadini. Altro tema importantissimo è quello della sanità provinciale e regionale. C'è stato un incontro per quanto riguarda il centro diabetologico. Avete preso delle decisioni? Come si sta risolvendo il problema? Il problema lo abbiamo risolto un paio di giorni fa, perché era giunta notizia, anzi un provvedimento dalla Regione, con il quale si sospendeva la funzionalità e gli effetti del centro diabetologico, che è una struttura, ricordo, pubblica, perché è formata da professionalità interne all'azienda sanitaria locale, che svolge la sua attività all'interno di della clinica Nuova Santa Teresa, quindi di proprietà privata. Una struttura di grande efficienza, di grande livello e di eccellente qualità, che non poteva essere chiusa, che raccorpa utenza per 16.000 malati, che aveva necessità di continuare ad operare positivamente. Devo dire che con l'intervento di tutti, in particolare dell'assessore Battistoni, del sindaco Marini, ovviamente dell'amministrazione provinciale, anche di tanti altri politici di centrodestra e centrosinistra, abbiamo lanciato subito questo grido di allarme, ci siamo immediatamente mossi, e devo dire che molto opportunamente il dottor Pipino è intervenuto presso la Regione Lazio, presso i dirigenti dell'azienda sanitaria locale regionale, e abbiamo scongiurato la chiusura di un centro molto importante che dava un servizio di grande qualità. Parliamo di politica, alla luce di quello che successe poco prima della sua elezione nei rapporti interni alla maggioranza tra PDL ed UDC, e in questo caso anche con la minoranza. Come stiamo messi? C'è un dialogo che è partito, la minoranza come risponde? No, il dialogo è partito, siamo assolutamente in linea su tutta una serie di progetti, di programmi, abbiamo, come era giusto fare, non dico recuperato, ma riacquisito certamente una sinergia tra il PDL, l'UDC e altre forze che comunque sostengono questa maggioranza. Devo dire, ribadisco, anche un ottimo rapporto di natura collaborativa con le opposizioni. Domani, su richiesta delle opposizioni, abbiamo un consiglio aperto su un problema fondamentale, importante, quale quello del Lago di Vico, e cercheremo anche di trovare una soluzione che sia rispondente alle esigenze ovviamente dei cittadini del Lago di Vico,
di quelli che abitano a Ronciglione e a Caprarola, di tutti gli utenti della provincia che usufruiscono della balneabilità, dei tanti agricoltori che operano anche con investimenti importanti in quella zona, dando risposte concrete. Anche qui potrei dire che il lago di Vico non è nato il 29 di marzo del 2010, la problematica dell'inquinamento magari era vecchia di qualche anno, però insomma c'è chi se ne accorge un po' in ritardo, ma meglio tardi che mai. L'ultima domanda riguarda proprio un disastro ambientale che è successo qualche giorno fa nella valle del fiume Treia. Vi state già muovendo anche in questo caso? Sì, lì abbiamo fatto una serie di valutazioni, ovviamente quella è una competenza di carattere comunale, sono andati anche i nostri tecnici per verificare quello che era successo, ma credo che insomma tutto sia rientrato nei limiti e nei termini. Cerchiamo con il nostro servizio ambientale di dare un'attenzione particolare soprattutto in tema di inquinamento ambientale e di sicurezza per la salute dei cittadini. Grazie. Grazie a voi.